Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. Siete all'ascolto di un podcast di Radio SBS. Io mi chiamo Manuela Rispoli. L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito. E oggi il nostro segmento dedicato agli amanti della buona tavola ci porta nella splendida scenografia di Lavender Bay a Sydney e andiamo a conoscere Hiroshi Manaka, head chef di Charlotte Bar Bistro di stampo italo-giapponese. Ciao Hiroshi, benvenuto ai microfoni di Radio SBS. Ciao, buongiorno, mi chiamo Hiroshi, sono un ragazzo giapponese, però sto facendo head chef di Charlotte Bar Bistro in Sydney. E infatti l'origine appunto del tuo nome non è italiana, ma come hai detto tu è appunto giapponese. Tu hai avuto molto a che fare con la cucina italiana, come mai? Perché io amo cucina italiana e quando bambino praticamente io ho sognato di diventare chef, poi praticamente scelto a cucina italiana perché io mangio proprio piacere per mangiare la pizza e come pasta, poi quando sono 20 anni che decido a fare tipo cucina italiana che sì, a me piace molto. E nella cornice di questo bistrò tu proponi cucina italo-giapponese, ma non solo, anche con delle sporcature francesi, mi stavi raccontando prima. Quindi che piatto hai scelto per i nostri ascoltatori oggi? Facciamo magari a tagliatelle al funghi, come tradizionale cucina italiana, però faccio in modo mio, praticamente a tori marinato con le miso, un po' di seccato, un po' cucina italiana e giapponese ingredienti che si vanno molto bene. Una cucina fusion tra Italia e Giappone, ma secondo te questo è un piatto facile da preparare a casa? Preparare a casa sì, non è tanto difficile, non è che anche ingredienti che si trova a tutte le come negozio e così, quindi un po' di tempo ci vuole, però potete preparare anche a casa. Quindi insomma per un'occasione speciale magari, quando si ha un po' di tempo da trascorrere in cucina. Sì. Benissimo, allora cominciamo con gli ingredienti. Cosa ci servirà per preparare queste tagliatelle ai funghi? Per circa come 4 persone, allora ti spiego, 100 grammi di praticamente scelta 3 tipi di mushroom, una portobello mushroom, slippery jack mushroom, lion's mane mushroom. Questo sì, Australian New South Wales praticamente c'è tanto buono mushroom, quindi ho scelto questo, però potete usare anche porcini mushroom, anche in Italia che c'è tanti come funghi buoni, quindi 300 grammi di praticamente a funghi. Poi 60 grammi di guanciale, 80 grammi di miso bianco, poi 50 grammi di pecorino romano, un spicchio di aglio, un mazzo di prezzemolo, un tuorlo, 50 grammi di burro, 30 grammi di extravergine olive, 150 grammi di panna e anche 200 grammi di tagliolini. Beh, direi che già dalla lista degli ingredienti effettivamente si vede molto bene la commistione delle due cucine, perché hai nominato ingredienti tipicamente romani come il guanciale insieme al miso. Io già devo dirti, quando vado al supermercato faccio grandissima confusione tra i vari tipi di miso, come dicevi tu in questo caso meglio miso bianco. Miso praticamente abbiamo miso rosso e bianco, bisogna scegliere il miso bianco che ha magari come tipo meno fermentazione. Io voglio anche ricordare alle persone che ci stanno ascoltando che oggi mi trovo nella cucina di Hiroshi Manaka, head chef di Charlotte Bar Bistro nel quartiere di Lavender Bay a Sydney. Bene Hiroshi, allora andiamo avanti, raccontaci un po' il procedimento per preparare queste tagliatelle. Tagliatelle che possiamo comprare o dobbiamo fare in casa? Puoi comprare, però io preferisco fare anche a mano, praticamente tipico italiano che è tipo 00 e semolina, anche tuorli, anche uova, sì, semplicemente come classico cucina sì, italiano. Bene, cominciamo a cucinare allora. Prima di tutto bisogna fare tuorli marinati,
bisogna separare tordi e bianco e uovo, poi completamente coprire con del misto bianco e lasciare 6 ore nel frigo. Poi dopo che ha lasciato nel frigo marinato bene, l'abbiamo bene come misto, poi bisogna seccare nel forno. Praticamente lascia nel forno, poi... Già ti interrompo, li lasciamo a marinare e poi li mettiamo nel forno tutti insieme, ormai sono ben mischiati, direi. Sì. Mischiati direi. Approfitto anche per ricordare le persone che ci stanno ascoltando che se non hanno a portata di mano carta e penna in questo momento, la lista completa degli ingredienti così come il procedimento sarà disponibile anche nell'articolo che accompagna questo podcast. Poi quando forno spento praticamente lascia come tipo a 12 ore o a 20 ore si torna, diventa seccano, diventa facile da grattare sopra pasta. Ci prepariamo poi dopo che crema guanciale, tagliare guanciale per il lato lungo e rosolare bene in padella, poi dopo aggiungi in panna 150 grammi, poi dopo porta a bollore, poi frullare con il frullatore e diventa come tipo liscio, come tipo purè. Poi dopo funghi e bisogna pulire coltellino, tagli la parte tellosa, poi che funghi non vanno lavati con acqua corrente perché si sapore anche tipo profumo che si escono. Sì. Ma io li lavo sempre con l'acqua corrente funghi, quindi com'è che vanno lavati? Vanno messi a bagno? No, come funghi secche puoi anche lasciare nei acqua e tipo così, però funghi fresche è meglio passare come tipo straccio o carta assorbente che è come pulire con tutte le tela e sabbia, perché con nei acqua significa che sì, anche sapore, anche profumo che si escono tutti quanti, sì, quindi è meglio che passare un po' tipo straccio. Questo è un segreto di cucina fenomenale che ci hai svelato oggi, non lo sapevo. Ah sì, importante, se no sì, perché anche funghi che si succhiano tanto all'acqua poi diventa tipo acquosa e sapori anche un po'... Capito? È importante che bisogna seccare bene e aprire con il coltello a straccia. Bene, andiamo avanti. Sì. Tagliare funghi fino come a julienne, poi dopo che scaldare bene in padella, mettere l'olio extravergine olive oil, poi rosolare bene funghi. Quando colorato bene a funghi come dorati, aggiungi l'aglio tritato, perché prima metti l'aglio tritato che sì, l'aglio diventa bruciare. Sì. Quindi prima rosolare bene funghi, poi dopo aggiungi l'aglio tritato, poi dopo sfumare con vino bianco secco, lasciare evaporare come alcol, poi dopo che... Che tipo di vino bianco ci servirà? Anche come tipo spumante o prosecco anche va bene, San Gimignano, Faranghino, un po' di come tipo sì, un po' vino secco. Poi dopo che aggiungi brodo di vegetale o lacca di bordo di pasta, come ti piace, cuocere funghi 10 minuti o tipo così è diventato più come tipo la salsa, è diventato come tipo a salsa. E a quel punto siamo pronti per aggiungere le nostre tagliatelle? Sì, facciamo cuocere la tagliatelle in abbondante acqua a salare come normale, scolare tagliatelle in padella, completare la cottura, mantecare con prezzemolo tritato e pecorino romano, poi aggiungo un po' di anche burro per mantecare bene, poi bella cremoso che escono più liscio la pasta, poi dopo aggiungo un po' di extravergine olive oil anche. Poi piattiamo nei piatti, sotto mettiamo crema di guanciale, poi dopo grattare tuorli secchi che anche tanta umami e anche sapore si aiutano come tipo tagliatelle, come tipo, capito, next level. Tu in questo piatto hai deciso di legare la cucina italiana e la cucina giapponese attraverso il formaggio, vedo che hai usato il burro, hai usato il pecorino, che è effettivamente un ingrediente che di solito manca nella cucina giapponese, quindi diciamo è uno sposalizio che funziona bene questo dei latticini. Sì, latticini anche funziona bene, anche quello di fermentazione praticamente tipo
acciughe, anche noi siamo noi, anche abbiamo tipo Giappone che tipo come tipo simile acciughe, come soi, anche miso, sempre anche avete tipo colatura di pesce, anche tipo un po' di simile, no? Sì. E tu questo piatto solitamente con che vino lo accompagni? Io direi like vino, anche vino secco, sempre, anche tipico romano, tipo anche faranghino, Bernaccia San Gimignano, dry e secco, vino bianco che ci sta molto bene, sì, anche tipo bollicine, anche spumante o tipo champagne anche ci sta molto bene. E questo è un piatto, direi, unico per una bella domenica fredda. Eh sì, domenica fredda, perché funghi che abbono sempre autunno, e poi se vuoi che anche puoi aggiungere anche come tartufo nero, anche come preferisci. Che fame! Buon appetito! Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.